Il nostro volto riflesso allo specchio non mostra soltanto ciò che vediamo, ma anche quello che pensiamo. Un'elaborazione visiva, complicata e allo stesso tempo istantanea. La visione di noi stessi non è sempre uguale, ma si evolve. Quello che noi pensiamo tutti i giorni, costantemente, contribuisce a questo cambiamento. Secondo la definizione enciclopedica, è nel lobo frontale che, oltre ad essere gestita la capacità motoria, si elaborano i pensieri e le idee, ossia le attività psichiche superiori. Il potere dell'immaginazione ha spazio smisurato. Ma migliaia sono i modi di essere controllati. In ciò che facciamo, le nostre abitudini, quello che ci piace o meno. Tuttavia, le cose che talvolta fiorano nella nostra mente sono imprevedibili e incontrollabili. Con un po' di esercizio saremo in grado di fortificare questo aspetto incontrollabile e di essere al di sopra della manipolazione, liberi di poter generare energia pura.